ragazze, allora, mi vedete sempre vista così perché registro al palla oggi video in modo tale da potervi lì poi montare man mano e metterli in settimana sul canale. Quindi approfitto che oggi è il mio giorno libero. Allora, proprio per registrare, ho messo tutti i prodotti in questa busta qua e vi volevo far vedere un pochino i prodotti che ho finito nell'ultimo periodo, insomma nell'ultimo mesetto più o meno. Poi alcune cose non ho dovuto buttare via perché magari non, cioè non, alcune insomma le ho dovute gettare un po' perché non le potevo tenere, nel senso perché erano ingombranti, insomma per un po' di cose. Comunque ve lo dico cosa ho buttato, perché mi ricordo c'è cioè, 2 o 3 prodottini che non ho tenuto la confezione. Però partiamo intanto, aiuto. Allora, ho finito, cerchiamo di far veloce perché sono veramente tanti. Ho finito questo shampoo qui di Yves Rocher, brillo brillantezza e appunto brillantezza intensa, capelli spenti, olio di calendula, ora senza siliconi. Ora, questa è una confezione a 300 ml, mi è durata veramente tanto, lava bene. La brillantezza, ragazze, oddio, io non, cioè, non noto questa grande differenza negli shampoo. La vedo quando magari non mi lava uno shampoo, magari mi lascia il capello appesantito o magari mi dà prurito, perché sono cose evidenti, ma poi alla fine la brillantezza, cioè lo vedo più da un prodotto per lo styling, da un olio magari, piuttosto che da uno shampoo. Io non so a voi ragazze, però almeno per me è così. Poi ho terminato questo deodorante qui di Infasil, questo qua, quello nel quello diciamo trasparente come stick, perché quelli che sono invece bianchi compatti non mi piacciono perché è come il Dove, mi dà un effetto, cioè mi fa un attrito sotto le braccia che mi dà fastidio. Questo invece io lo uso soprattutto la mattina appena fatto la doccia, per evitare di mettere lo spray, perché ho anche il Natural Roberts spray che uso, ma quello lo utilizzo quando esco, che quindi devo stare fuori per ore, quindi mi deve durare per ore la freschezza, insomma il profumo. Però ecco, per non metterlo troppo spesso, perché a volte visto quelli spray, anche quelli insomma più delicati eccetera, comunque sono spray, sono un pochino più aggressivi, io utilizzo la mattina invece questo appunto proprio sotto, cioè dopo aver fatto la doccia utilizzo questo perché è più delicato, quindi va bene. Ho terminato questa maschera qui, cioè ho usato questa maschera qui della Garnier, questa qua, quella in tessuto, l'Hydra Bomb, 15 minuti di applicazione, la tengo anche mezz'ora, ragazzi è una bomba, cioè nel senso io la utilizzo, non costa tantissimo, su 2 euro mi pare, o insomma qualcosina in più, comunque poi la potete trovare anche a offerte eccetera, esagerata, mi piace da morire. Ho utilizzato anche questa striscina, queste striscine qui per i punti neri, ce l'ho sia così e sia appunto per la zona T e sia per il naso della Nivea. Allora, quello per la zona T, nel senso il triangolino per la fronte, per il mento onestamente a me non fa niente, io non so se a voi vi si attacca bene, toglie, porta via, io forse a volte ho più che punti neri, a volte ho un po' più di brufolini, non lo so, comunque... Quello invece per il naso va bene, ecco, funziona di più comunque, quindi mi piace, mi sono piaciuti molto, poi ce ne ho sempre altri, anche se la mia sorella ogni tanto qualcuno me lo ruba, carina, vero? Poi, eccola qua, quella che vi dicevo, la gemellina di quella che vi ho fatto vedere, la vitamina C, questa qua alla cialuronica, addirittura ha sempre un po' di siero, guardate la ragazze, cioè per dire, solo che non lo volevo più utilizzare perché insomma... dopo 2 volte, ecco, rimettere la solita maschera, ho paura un po' del ricettacolo di germi, non mi piace. Questa qua, leviga e rimpolpa, ha l'acido ialuronico, viene chiamato Hyaluron Shot proprio, e sono nuove, costano 5 euro, però appunto facendoci 2 applicazioni si ammortizza un po' la spesa, che non è pochissimo per una maschera usa e getta, quindi io facendoci 2 applicazioni è come la pagassi 2,50 ogni... cioè. Poi abbiamo terminato, cioè no, o meglio, non abbiamo terminato, ne manca sempre un pochino, ma il problema è che è passato forse quel tot di mesi e non è più buono perché ha cambiato proprio l'odore.
Sì, totalmente. Questa maschera qui purificante di Bottega Verde. Questa qui al mandarino, argilla e mandarino, sebo equilibrante. Senza fame e senza lode. No, non ho visto particolari, ecco. Cioè, normale, non è una maschera, oddio, di quelle super wow, però buona, comunque lascia la pelle fresca. Ecco, quantomeno poi il discorso del mandarino, essendo un agrume, è piuttosto fresca, quindi mi è piaciuta per quel motivo lì. Solo che non si poteva più utilizzare, perché aveva cambiato odore. Poi ho terminato anche queste salviettine qui struccanti, queste salviettine struccanti fiori rari di L'Oreal. Oddio, il profumo era anche buono. Sì, pelli secche e sensibili, sono 25, viso e occhi. Io gli occhi non ce li struccavo, perché io gli occhi li strucco soltanto con un bifasico. Al momento utilizzo quello della Garnier, quello doppio, quello all'olio di argan. E niente, sì, non erano tanto imbevute, devo dire la verità, però vabbè, insomma, non è che non mi hanno tanto entusiasmato. Preferisco quelle della Fria, preferisco quelle della Vivi Verde Coop, ecco, dovessi ricomprarle magari non le ricomprerei, a meno che non abbia avuto sfortuna io, comunque non erano tanto imbevute, quindi magari me ne serviva una in più, perché io gli step che faccio sono struccare gli occhi col bifasico sempre, poi levare il grosso con un paio di salviette struccanti e poi finire con i dischetti grandi con sempre lo struccante bifasico di Garnier su tutto il viso, finché poi non vedo che il viso è completamente struccato. Cioè, per non consumare 100 dischettini preferisco fare, diciamo, usarne un paio di salviettine per rimuovere il grosso e poi dopo andare con i dischetti per finire lo struccaggio. Poi Clarisonic e tutta la skincare solita. Poi ho terminato anche questo bifasico qui, Eyes and Lips di Kiko. A me questo qui piace tantissimo, non mi brucia, non fa l'effetto appannato sugli occhi, ragazzi, ve lo consiglio perché è una bomba. Rimuove anche il trucco waterproof, è per tutti i tipi di pelle, quindi comunque va risciacquato, nel senso, vabbè, io i bifasici non mi piace lasciarli così. Diciamo solo la mattina, cioè se mi sono struccata, cioè se mi devo struccare, li vado sempre a risciacquare. La mattina, per esempio, io evito di mettere a contatto con l'acqua il viso. Cioè, siccome la mattina quando mi sveglio, sempre per il discorso del bifasico, la mattina quando mi sveglio, essendo comunque una pelle pulita, perché viene dalla nottata, quindi comunque ho al limite residui di crema, però la pelle non è truccata, non è stata a contatto con lo smog e inquinamento, io comunque la vado a pulire con un dischetto col bifasico. Sì, col bifasico, con l'idraganec, cioè con lo struccante, vado magari a detergere, a passare sul viso un dischetto per togliere i residui magari di crema, tonico e poi passo con lo skincare, cioè passo insomma con tutta la mia routine, siero, contorno occhi, crema eccetera, cioè evito di lavare il viso proprio la mattina. Poi ci sono delle volte che lo faccio, però se posso, magari se vedo che il mio viso, cioè, è un po' più sensibile, evito di, perché l'acqua a volte, anche se insomma la mia è un po' più è purificata, però a volte è, la mattina insomma uno la può anche evitare volendo, per evitare di stressare il viso. Poi ho terminato, eccola qua, ecco però questa qui, ecco dov'era la maschera, quella, il campioncino che mi era stato dato di Dior, questa qui da Sephora, ma non l'ho ancora utilizzata, solo che essendo una maschera senza risciacquo, mi sa che non la posso utilizzare, perché io utilizzo sul viso da un po' di tempo prodotti bio, perché vedo che la mia pelle, se utilizzo prodotti di, quando si parla di skin care, prodotti con i siliconi, che mi inizia tutte le varie imperfezioni sul viso, quindi proprio utilizzo sempre bio. E ho utilizzato questa qui che mi era stata data, la Jelly Mask Glow Better di Dior, della linea Hydra Life, che ha una maschera in gel con dei microgranulini, dice che è illuminante, forse ce n'era poca e tutto, forse, però a me non è piaciuta tantissimo perché i granellini erano un pochino troppo, cioè si sentivano un pochino troppo e sembrava un po', cioè non, ce n'erano pochi e quei pochi mi grattavano un po'. A me piace più un gommage, cioè comunque cioè che non mi vada a graffiare troppo la pelle quando si parla di esfolianti, tipo. Poi ho terminato questa crema qui della Leocrema, crema fluida setificante, questa confezione qui da 400 ml che veramente mi è durata tanto, veramente tanto, è buonissima,
è esagerata come profumo perché ha l'olio di argan e mi è piaciuta molto. Se vi devo dire la verità, non dà un'idratazione super, nel senso, se cercate una crema nutriente, perché io mi sono fidata col discorso dell'olio di argan, pensavo fosse di quelle proprio burri, e invece in realtà non è che desse questa grandissima idratazione, però va bene, nel senso, a me andava bene uguale, però ecco, non sentivo quella pelle proprio morbida. Dopo un po', dopo qualche ora, comunque un'altra applicazione volendo ci poteva anche stare. Poi ho terminato questo correttore qui che già ho ricomprato, il Camouflage di Essence nella tonalità 05, credo. Sì, 05 Ivory. Questo qui è esagerato, cioè io lo uso per illuminare la zona del contorno occhi, fare la V proprio, no? Il triangolo di luce, e coprente, mi va proprio a fare questo effetto levigante, mi piace un botto. Poi ho terminato anche questo qui di Essence, che è il mascara, quello per sopracciglia, il Make Me Brow, questo qui, nella tonalità 02 credo sia, come l'altro, sì, infatti, il Brownie Brows, e mi piace molto, perché comunque ha le fibre all'interno, va a dare un bel effetto 3D, mi piace tanto. Poi ho terminato un po' a fatica questa qui di Garnier, l'Advanced Sensitive, per pelli chiare e sensibili al sole, che doveva essere, diciamo, invisibile, così dicevano. 24 ore di idratazione, anche anti-inquinamento, applicabile sul make-up, non comedogeno, protezione 50. Allora, applicabile sul make-up. Devo fare un appunto, perché? Cioè, io l'ho provata ad applicare sul make-up, ma mi faceva la patina bianca. Cioè, anche no. Anche no. Nonostante agitarlo 100 miliardi di volte, no. E poi, onestamente, io mi sono resa conto che con anche le creme solari ho lo stesso problema delle creme normali, nel senso che mi toccherà utilizzare il bio anche per quanto riguarda le creme solari, solo che so che le creme bio lasciano la scia bianca, è difficile trovare quelle che proprio ti fanno lo stesso effetto delle creme normali, solari normali, perché spesso non sono protettive ugualmente. Insomma, ho sentito un po' dei pareri discordanti, ma mi sa che l'anno prossimo dovrò optare per il bio, perché comunque mi dava imperfezioni anche questa qui sul viso. Poi non ho finito, ma non mi piace questo Stick Labbra protezione 50 più di La Roche-Posay, perché io da un balsamo labbra, siccome ho le labbra molto secche, non mi piace quell'effetto scivoloso, ma mi piace l'effetto nutriente proprio, cioè che rimane, che senti che fa presa. Questo invece è quell'effetto che sembra che ti rimanga in superficie un po' quell'oliettino e che in un secondo poi se ne va. No, questa qui è dello stick dell'Antelius, non mi piace. Non mi è piaciuto, mi dispiace, ma mi dispiace perché l'ho anche pagato abbastanza, perché insomma lo sapete, quando toccate la farmacia, La Roche-Posay, sono soldi, ma non mi è piaciuto per niente, non tornassi indietro non li comprerei mai. Detto questo, vi volevo far vedere il decluttering che ho fatto, nel senso, ho buttato via un pochino di cose, le ho messe tutte qui perché in realtà non era cosa, diciamo così, quindi erano prodotti un po' vecchi, altri che non utilizzavo perché comunque non li posso utilizzare, altri che proprio erano inutilizzabili perché, diciamo, proprio appunto avevano cambiato la componente. Devo buttare via questo fondotinta qui di Essence, che io l'ho provato seguendo un po' dei tutorial, eccetera, sulla scia di alcuni tutorial o alcune recensioni che ne parlavano bene, il numero 10 Ivory Beige della Essence, questo qui 2 in 1, non mi è piaciuto per niente perché mi evidenzia, ecco appunto, è cascato anche il tappo con lo specchio, non mi evidenzia poi in una maniera indicibile, non mi è piaciuto per niente. Io lo utilizzavo non tanto come fondotinta ma come cipria da mettere sopra, zero ragazzi, perché ho detto magari do più coprenza nei momenti, magari nei periodi in cui sono un pochino più segnato, ho qualche imperfezione in più, ho detto vabbè, lo metto a mo' di cipria come tanti anche makeup artist fanno. Zero, lui mi evidenzia poi in maniera indicibile, butto via anche questo lip cream di Essence, non so chi di voi l'ha acquistato, ma usato mezza volta perché ha un colore improponibile e poi oltretutto si è seccato tutto dentro, aveva questo applicatore qui, ma è una cosa che non si può guardare. Zero.
Devo buttare via anche questa matita qui, una non Multiplay, ma Trulips di Pupa, la numero 02, questa matita qua, perché non, cioè praticamente non è molto troppo chiara e poi anche ha cambiato odore proprio. La mena era di mia mamma addirittura e la devo buttare perché poi è troppo chiara, quindi non ho abbinamenti perché ha un colore un po' particolare sul labbra fuori, è fatto veramente smorto che non si può guardare. Devo buttare via anche questo Shadow Insurance perché di Too Faced, perché veramente ha tantissimi anni e ho smesso anche di utilizzarlo già da parecchio, perché insomma anche se l'odore è uguale, è identico, però non volevo, cioè non mi piace perché comunque è un prodotto che va messo sugli occhi e io dopo qualche anno che ce l'ho lì, siccome poi ne uso anche altri, eccetera, quindi questo qui lo butto perché ho sempre paura di irritazioni e cose varie. Butto poi queste matite qua della Rebel Romantic, se non mi sbaglio, di Kiko, la Intensely Lavish Lip Pencil. Ho i rossetti, ma le matite devo buttarle perché sbriciolano. Avevo fatto anche una stories, se non erro, su Instagram, dove vi facevo vedere che avevo tutti gli swatches sulla mano e queste qua sbriciolano in una maniera. Si è proprio rovinata veramente la mina. Cioè, vi faccio vedere, cioè, fanno tutti questi pallini qua. Vedete? Fanno proprio tutti questi pallini qui, eccetera, quindi non, cioè, no, zero. Vanno buttati via anche perché ci cioè, avviene tutti i pezzettini, tutti i pallini sul, no, non vanno bene, quindi a malincuore li devo buttare, come devo buttare anche questa Automatic Precision Lip Liner, una delle vecchie matite automatiche di Kiko, la numero 506, questa qui non la trovate più, poi oltretutto. Perché è terminata e non la sapete più perché poi è stata sostituita dalle altre matite, oramai è la vecchia guardia, ma anche questa è vecchissima, è finita e quindi va buttata. Poi butto via anche questo Super Stay di Maybelline 14 ore, questo qua, che era un rossetto che io avevo acquistato perché consigliato da Cindy, che tutti conoscerete sicuramente. Un colore stupendo, scusate se ogni tanto inghiottisco, ma sono reduce d'alma, dico la tosse, sicché ho sempre questo pizzicone e mi viene a tossire, sicché cerco di trattenermi, però come vedete praticamente cioè, fatica a proprio scrivere da quanto si è seccato proprio come stick, per cui devo per forza buttarlo. Poi butto via anche questo rossetto qui di Essence perché è molto vecchio e ha cambiato anche odore, il numero 52 Indie Nude, che ha un luminoso però trasparente. Io poi questi colori qua, insomma, non è che, cioè, più che altro mi piace l'opaco. E poi perché anche questo più che altro ha cambiato odore e lo devo buttare per forza. Stessa cosa anche per questo qui che in realtà non so come ho fatto ad acquistarlo perché. Cioè, è un colore che proprio io non so, è passato qualche anno, però il numero 33, Glam Girl di Essence, per l'estate, dicevo, ma vabbè, qualche anno fa comunque, che ha questo effetto un po' specchiato, un po' metal, che io poi non è che ami tantissimo proprio, cioè, no, io già mi piacciono i gloss, però, cioè, non così, con questo riflesso anche un po' metallico, però con glitter, cioè, no. Non si può guardare. Poi devo anche buttare via questo qua che anche questo ha cambiato odore, l'822 Rose Pearl di Maybelline, credo. Maybelline, sì, questo qui, l'822, perché anche questo comunque ha un gloss, ma non, cioè è un perlatino, però mi sa un po' di, vedete, mi sa questo che un po' di rossetto della nonna, no, questo l'ho comprato tantissimo tempo fa. E come devo buttare via anche questa matita qua di, anche questa, una matita vecchissima, penso di Max Factor, che ha un colore improponibile, poi è dura come il mondo proprio, questo colore qua che è durissima proprio, cioè non si può per niente sentire da quanto è dura e poi è un colore che proprio è smorto sulle labbra, quindi zero. E niente ragazzi, quindi io vi ho fatto vedere tutto, penso di aver esaurito tutto, e niente, fatemi sapere, lasciatemi un commentino, fatemi sapere qualcosina, insomma se vi interessa qualche video in particolare, volete recensito qualche prodotto in particolare, avete delle idee anche,
Ditemele, diciamo, assolutamente sì. E niente, quindi iscrivetevi al canale, ragazze, siamo una bella community, io vi ringrazio di cuore per tutto il sostegno che mi date, sono contentissima e felicissima di essere ritornata. Bene così. Iscrivetevi ai miei social, mi raccomando, e su YouTube attivate la campanellina per non perdere i prossimi video, quindi i nuovi video, voglio parlare, voglio dire troppe cose, parlare troppo velocemente. Io vi mando un grosso bacio come sempre, ci vediamo come al solito nel prossimo video. Ciao ragazze!